Salve a tutti e benvenuti a Vivere in Corea del Sud. Oggi voglio parlarvi della sicurezza in Corea e insegnarvi qualche espressione da utilizzare in caso di emergenza. Mi è capitato spesso di leggere o anche di vedere dei video che parlavano di Corea sull'aspetto della sicurezza. E viene sempre detto che è molto più sicuro dell'Italia, che non succede niente, di andare tranquilli, eccetera, eccetera, ma mi sento di dissentire. Fate attenzione perché tutto il mondo è paese e perché andare giri di notte da soli, soprattutto le donne, può essere pericoloso. In Corea vi sono molti crimini commessi sia dai coreani che da appunto stranieri, che siano russi, uzbeki, americani, cinesi o del sud-est asiatico. Anche qui vi sono casi di persone scomparse, casi di omicidio, eccetera, eccetera, quindi in generale fate attenzione. Fatta questa piccola premessa, vi darò alcuni numeri di telefono in caso di emergenza e poi vi insegnerò delle espressioni da utilizzare nel caso in cui ci si faccia male o appunto si abbia bisogno di andare in ospedale. I coreani generalmente, se li beccate per strada, appunto, vi aiuteranno, soprattutto se usate questa parola, Toa Chuseo. Poi, ovviamente, la notte, magari non fermate una persona al buio in un vicolo isolato, cercate sempre di stare in strade luminose e in caso di necessità andate a cercare l'ufficio di polizia più vicino, perché ce ne sono un po' ovunque e sono operativi anche la notte. Poi, in generale, non andate mai in giro da soli la notte, cercate sempre di farvi accompagnare se siete in compagnia degli amici a casa o comunque sia evitate strade buie e isolate. E in caso di emergenza, se necessario, chiamate il 112 che è la polizia, il 119 se vi servono i pompieri o anche un'ambulanza. Toa Chuseo, aiuto! Nel caso in cui vi faccia male la testa, si dice Moriga Appaeo. Adesso elencherò altre parole, ma per chi non fosse pratico con il coreano, sappiate che nel caso in cui cercate appunto una parola che potete utilizzare, che sia, che ne so, mano, gomito, eccetera, se la parola termina in consonante, allora bisogna aggiungere i. Se la parola termina in vocale, allora si aggiunge ga e dopo i o ga va appaio, come vediamo qui. Mori, testa, finisce in vocale, mori ga appaio. La gola è mo, quindi mogi appaio. La pancia, pe, finisce in vocale, pega appaio, le gambe, tari, tariga appaio. Nel caso in cui cerchiate un ospedale, vogliate andare in ospedale, si dice Byeongwon e gago sipoyo. Byeongwon significa ospedale e nel posto, si può anche dire uro, ma in questo caso teniamoci a quello che ho scritto, gago sipoyo, voglio andare, anche se un'espressione più naturale è Byeongwon i odi innayo? Byeongwon i odi innayo? Dov'è l'ospedale? E per questo video è tutto, se vi è piaciuto mettete un like, condividete, se avete domande lasciatele qui sotto. Un saluto e al prossimo video.